Buongiorno, Vladimiro Falcone è a vostra disposizione. C'è la prima domanda di Carmen Tommasi, Telerama. Buongiorno, ben trovato. Io volevo sapere che effetto le ha fatto essere uno dei migliori in campo proprio contro la sua Roma. No, un bel effetto, è sempre bello essere, diciamo, tra i migliori in campo, però come dissi una volta, preferisco non fare una parata e vincere piuttosto che risultare il migliore in campo, però comunque sì, è venuto fuori un pareggio, tra virgolette è anche un pochettino merito mio, quindi sono contento anche di questo, però ecco, il risultato viene prima di tutto rispetto alle mie parate. La solita domanda, diciamo, ma vorrei una risposta tra virgolette sincera. Lei si sente un leader di questa squadra o uno dei leader? No, assolutamente no, non mi sento un leader. Abbiamo Morten che nonostante la sua giovane età comunque sia si fa sentire il nostro capitano, poi abbiamo gente di caratura mondiale come Samu, Titi, che basta una parola per starla a sentire tutti quanti, quindi ce ne sono diversi, io assolutamente non mi sento un leader, mi sento una persona, quello sì, importante, però ecco, non a tal punto da essere un leader. E invece quando para sotto la curva nord, che effetto le fa? Bello, bello, perché appena arriva la mia parata sento il boato come se avessimo fatto un gol, quindi quello tra virgolette è il mio gol durante la partita, quindi è emozionante. Liberato Casole, quotidiano di Puglia. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Volevo allargare un po' il campo sulla zona salvezza, poi magari torniamo dopo sulla prestazione con la Roma. Voi state andando bene, c'è continuità anche di risultati, però sotto, iniziare dal Verona, stanno iniziando a prendere punti, no? Poi la Salernitana per esempio, e anche lo stesso Sassuolo si sono riprese alla grande, Salernitana un po' meno, però cambio allenatore e così via. Ecco, c'è una zona salvezza, c'è una lotta salvezza. Questo che considerazione vi porta a fare? Magari un mese fa qualcuno non pensava che ci sarebbe stata questa escalation del Verona che ha riaperto un po' il discorso. Voi come Lecce, con i punti comunque di margine che avete, sapete di dover lottare fino alla fine, no? Però comunque la zona salvezza c'è, è viva la lotta, ecco questo. No, noi sappiamo che comunque sia ci sarà da battagliare fino all'ultima giornata, purtroppo non ci sono partite facili, sapevamo che il Verona comunque sia recuperasse un po' di punti perché è una grandissima squadra, sicuramente non costruita per la lotta salvezza, però si ritrovano lì, ora hanno iniziato a macinare un po', ma noi non guardiamo a questo, guardiamo quello che è il nostro percorso. Attualmente comunque sia siamo a metà classifica a pari punti con la Fiorentina. Se ci avessero detto all'inizio che saremmo stati così non ci avremmo creduto, però siamo lì, dobbiamo continuare partita dopo partita per centrare il nostro obiettivo, ma sappiamo che sicuramente non ci salveremo con 5-6 giornate in anticipo. Fino all'ultimo ci sarà da lottare e noi siamo pronti a far questo. Antonio De Giorgi, Radio Rama. Ciao Vladimiro, buongiorno, eccomi, sì, qua. Scusami. Volevo sapere, abbiamo parlato della partita contro la Roma, qual è stata la parata più difficile secondo te che hai fatto? E poi una cosa che credo non ti chiedono spesso, quali sono i suggerimenti che ti arrivano in campo dal preparatore Sassanelli, di cui si parla sempre molto poco? Allora, la prima domanda, la parata più difficile... Secondo me sul tiro di Abram sul primo palo, e, sì, sulla prima di Abram, sì, perché la prima su El Shaarawy sono stato anche un pizzico fortunato perché mi ha preso sulla testa, e quella su Abram è stata bella perché comunque si è tirato molto forte e sul primo palo e l'ho presa di avambraccio, un po' istinto puro, diciamo, quindi quella è stata bella e difficile. Sulla seconda Gigi è un grande, numero uno, insieme anche a Massimo, il suo collaboratore, e sono bravissimi. Gigi sa comunque sia quali sono le mie doti e le mie qualità, quindi mi chiede sempre di stare tranquillo in partita e soprattutto partecipazione, perché comunque sia giocando con la difesa a uomo un po' alta, e mi chiede sempre di stare alto e di essere partecipativo durante la partita, di stare sempre in gara qualsiasi cosa succeda. Pasquale Marzotta, Gazzetta dello Sport e Mondo Radio. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno.
E ormai di Falcone ne parlano tutti, tra le rivelazioni affermate di questa Serie A insieme a Vicario, ti sei già espresso su questo argomento, ma ti hanno definito pararigori. Quest'anno diciamo è successo che gli avversari abbiano segnato, però lei studia gli avversari, ma forse gli avversari stanno iniziando a studiare lei? Probabile, comunque sia, anche gli attaccanti studiano i portieri. E diciamo che da quando si è detto che sono un pararigori non ho più parati, me ne manca ancora parare un rigore in Serie A. Quello sia una cosa che voglio assolutamente, perché comunque sia sono sempre stato appunto un portiere che i rigori dice la sua, e quest'anno sta avvenendo un po' meno, però devo studiarli bene io o non devo farmi capire dall'attaccante, devo cambiare modo di pararli. A parte tutto, questo è una cosa che mi manca assolutamente, anche se naturalmente in partita spero sempre di non prendere un rigore contro, però devo iniziare a pararli e a essere appunto fedele alla nomina che mi hanno dato. Per quanto riguarda la prossima gara con l'Atalanta, c'è una coppia davvero interessante, bisognerà stare attenti non solo a quella coppia. Eh sì, l'Atalanta diciamo che ha iniziato a macinare come lei sa, come ci ha abituato negli ultimi campionati. Sicuramente sarà una partita difficile, perché poi giochiamo lì a Bergamo in un orario insolito, mezzogiorno e mezza, e sarà difficile. Più che altro devono stare attenti Baschi e Samu contro quei due che sono veramente forti, però ecco, penso che abbiamo le qualità appunto per cercare di arginarli il più possibile, poi vedremo cosa uscirà alla fine. Gabriele De Giorgi, Lecce Prima. Una curiosità, all'inizio stagione ci sorprendesti dicendo che più di una parata spettacolare ti gasava, ti entusiasmava l'uscita, il sottrarre la palla, però vediamo, stiamo vedendo forse un po' poche uscite, è un modo, cioè una cosa sulla quale che sta capitando per caso, è un'impressione mia, oppure è un modo diverso anche di attaccare da parte delle squadre, perché diciamo è una dinamica di gioco in cui ti stiamo vedendo meno. Sì, ci ho fatto caso anch'io a questo, un po' comunque sia per penso che in queste partite ci siano state poche volte in cui potessi uscire, però una cosa che anche questa comunque sia per un portiere bisogna riprendere un po' fiducia. Come sapete venivo un po' da prestazioni non bellissime contro Verona e soprattutto contro il Verona, comunque sì, hanno tolto un pochettino di sicurezza che ora ho riacquistato, e quindi quando un portiere ti manca un po' la sicurezza tendi anche un po' a prenderti un po' meno responsabilità, però è una cosa che devo fare perché l'uscita alta aiuta tanto i miei difensori, quindi devo essere presente per loro, e spero che dalle prossime partite comunque sia ritornerà tutto come è stato prima. Sono certo, se ci saranno occasioni, perché non è che posso metterci al limite del dischetto, ecco. Senti, un'altra cosa, prima parlavi della caratura mondiale di Samuel Umtiti, questa caratura delle volte noi la percepiamo perché si vede dalla tribuna come richiama anche visibilmente i compagni, forse una volta avete avuto pure un mezzo battibecco in una recente partita. Col Milan. Ecco, quanto è importante sapere comunque di avere tra virgolette le spalle coperte da un giocatore che forse sa leggere un tempo prima degli altri la partita? No, è fantastico, Samu è veramente, si sta dimostrando quello che era un giocatore di qualche anno fa. Ora ha avuto qualche problema negli ultimi anni, ma si sta veramente riconfermando ad alti livelli, comunque sia in Serie A che è un campionato top. E mi viene in mente l'ultima giocata con la Roma e l'intercetto lì all'ultimo, che quando l'ha fatto ho detto ah, meno male Samu, grazie, è il numero uno in questo, ci dà una serenità assurda lì dietro. Penso anche magari chi ci gioca con lui in questo momento, Baschi, comunque sia lo vedo più sereno anche lui. È una persona fantastica, umile, che appunto ti mette serenità anche durante la partita, sai che magari c'è lui che può risolvere una situazione
brutta, ecco, quindi quell'episodio era dovuto, sì, che lui mi aveva protetto palla, si aspettava una mia uscita, però io non l'avevo chiamata e soprattutto c'era l'uomo dietro, lui voleva che uscissi, io non me la sono sentita di rischiare, mi ha un po' ripreso, però ecco, poi ci siamo chiariti tranquillamente, adesso dinamiche di gioco assolutamente tranquille che finiscono là. Se non ci sono altre domande, grazie, ringraziamo Vladimiro Falcone e tutti voi. Grazie.